realizzazione del progetto ha superato le aspettative, perché quello che ci ha stupito è stata non solo la capacità che i ragazzi hanno dimostrato di poter realmente lavorare in autonomia nel rispetto di tempi e di temi, ma soprattutto l'entusiasmo. Io col mio gruppo abbiamo trattato del tatuaggio come tutti gli altri gruppi e abbiamo preso varie culture, tra cui quella russa e quella giapponese. Abbiamo preso i tatuaggi con più utilizzati in queste culture e ne abbiamo spiegato il significato, e in modo da fare un piccolo dizionario dei tatuaggi. Il mio gruppo sul progetto didattica immersiva ha pensato di realizzare un video. Nella prima parte possiamo vedere le interviste fatte a dei ragazzi qui a scuola, nella seconda parte le interviste fatte agli adulti. Il nostro gruppo ha fatto questo lavoro partendo dal tatuaggio criminale, soprattutto quello siberiano, fino ad arrivare al tatuaggio medico. Abbiamo deciso di fare questo tipo di percorso perché in questo modo facciamo vedere che il tatuaggio, come è nato inizialmente, come rappresentante di uno stato, di una mafia, di un ceto sociale, fino ad essere diventato utile per la comunità. Faccio il tatuaggio perché mi piace, perché ha un significato, perché lo ritengo importante. Noi abbiamo sviluppato la parte storica del tatuaggio perché, confrontandoci con i nostri compagni a seguito comunque del lavoro svolto, ci siamo resi conto che nessuno aveva fatto una parte storica, quindi nessuno poteva capire realmente quali erano le origini del tatuaggio. Il nostro tema è stato quello basato sul cartone Oceania, perché volevamo fare qualcosa di diverso rispetto alla storia in generale. Infatti ci siamo basati sui tatuaggi maori, l'origine della macchinetta ad esempio, una cosa molto importante del tatuaggio, e in seguito sono state spiegate tutti i vari metodi del tatuaggio dall'antichità fino ad oggi, diciamo, fino all'era moderna. Cioè, vedere dei ragazzi che autonomamente si sono dati dei tempi di lavoro di 7 ore, che hanno lavorato il sabato e la domenica, per noi è stata fonte di grande soddisfazione. La nostra compagna si è impegnata a intervistare i giovani, invece io mi sono impegnata a registrare gli adulti. Martina si è trattata soprattutto la parte del tatuaggio criminale, Melissa con il tatuaggio medico, mentre io ho fatto un po' della storia del tatuaggio iniziale con i vari stili e il collegamento tra il tatuaggio criminale e quello medico. Ci siamo divisi noi stessi nei ruoli, quindi c'è chi si occupava della parte magari grafica a mano, chi si occupa invece della parte del PowerPoint, chi invece magari di sottolineare e prendere da certe ricerche alcuni argomenti che potevano farci comodo. Abbiamo lavorato con gli iPad forniti dalla scuola e a casa con i nostri telefoni e i nostri computer, per poi riunire tutto quanto appunto a scuola. Tecnicamente abbiamo utilizzato un programma che si chiama Da Vinci, è un programma di videomaker e montaggio. Il mio gruppo ha svolto un PowerPoint, quindi un lavoro multimediale, e accanto un lavoro anche grafico con tutte le ricerche fatte in precedenza. Abbiamo usato l'applicazione Keynote, e abbiamo inserito dei link, quindi dei video, per far vedere ad esempio la trama del cartone di cui abbiamo parlato, oppure abbiamo inserito un video. Gli strumenti digitali di cui tanto si parla sono realmente solo degli strumenti, per cui i ragazzi nell'arco di pochissimo tempo hanno preso confidenza anche con programmi con cui solitamente non lavorano e hanno avuto una libertà compositiva enorme, per cui da uno stesso tema pretesto, in questo caso un tema scelto e condiviso con loro, un tema di grande attualità quale è quello del tatuaggio, hanno tirato fuori dei lavori eterogenei di grande validità e che hanno lasciato stupiti noi stessi, anche perché il tempo a disposizione era condizionato dalla durata della settimana, quindi loro di fatto hanno avuto 4 giorni. Abbiamo lavorato con questa didattica immersiva per circa una settimana, siamo stati divisi in gruppi da 3 persone. La didattica immersiva, sì, come progetto ci è piaciuto, siamo soddisfatti del nostro elaborato.
e riteniamo, l'abbiamo ritenuto un progetto abbastanza interessante, importante. È una tecnica completamente diversa, perché fino adesso abbiamo avuto sempre un programma comunque basato sul pensiero del professore, nel senso sulle idee e su quello che voleva farci svolgere il professore. Su questo punto invece noi abbiamo dovuto creare tutto noi, abbiamo dovuto decidere noi su quale argomento basare il progetto, abbiamo dovuto decidere noi specificatamente come analizzare il progetto, e quindi è stata una cosa molto più personale che comunque ci ha preso anche molto di più, perché si è liberi di scegliere quello che si fa. È stato molto interessante lavorare con la didattica immersiva, perché abbiamo conosciuto nuovi metodi digitali. Quindi secondo il mio punto di vista, ma comunque credo anche secondo il punto di vista dei miei compagni, è stato molto molto costruttivo e comunque una cosa anche molto innovativa. Il docente ha fatto solo da coach, non ha dato se non le indicazioni richieste da loro. Ci siamo un attimo spogliati, e questo forse è per noi docenti una grande sfida. Ci siamo veramente tolti non solo fisicamente, come si sta facendo con questa nuova strutturazione di aule, ma anche proprio mentalmente ci siamo tolti l'abito da docenti e abbiamo accettato semplicemente di fare da allenatori, ed è veramente una sfida entusiasmante, ma soprattutto che ci ha dato delle soddisfazioni, e speriamo di proporre questo modello su una scala un po' più ampia.